Nerd 30 con Mattia Labbadessa. Ciao Nerd 30. A Graffi di Primavera. E partiamo subito con le domande. Chi è Mattia Labbadessa? Un coglione, no, Mattia Labbadessa. No, si può dire, tranquillo. Al massimo mettiamo il bip. Ok. Ah, simpatico col bip. Allora lo dico più volte. Ok. Chi è Mattia Labbadessa? È un ragazzo che si è messo a disegnare già da tipo quando aveva 4 anni, cose del genere. Non ha mai smesso e all'improvviso si è ritrovato in questo mondo, a caso, catapultato senza un valido motivo. Quando ti sei approcciato al mondo del fumetto, quindi? Quando mi sono approcciato? Non mi sono mai approcciato in realtà al mondo del fumetto, nel senso che non sono un appassionato di fumetti, è strano, e ho letto pochissimi fumetti nella mia vita, penso tipo qualche Ratman, bellissimo, cose del genere, bellissimo. Le Ortolani. Sì. E io ho fatto questo e sto facendo questo perché era l'unico modo per esprimermi, se no dovevo fare un video, era difficile il video. Invece con le tavole, appunto da fumetto, era il mezzo per comunicare quello che ho da dire più facile, più immediato, ma in realtà non l'ho fatto da appassionato di fumetti, l'ho fatto da appassionato di disegno, da illustratore più che altro. Com'è il rapporto con la fanbase e come hai reagito quando hai visto, diciamo, che le tue opere venivano condivise a manetta su Facebook e sui social? In realtà è stato, inizialmente, i primi 2 mesi era una situazione tranquillissima, io non puntavo a niente, avevo aperto la pagina giusto per mostrare i miei lavori, doveva essere una vetrina, anche non solo riguardante l'uomo uccello come personaggio. Però i primi 5-6 post ho visto che sono andati bene, che lo stile piaceva e quindi ho deciso di mantenere una coerenza. È esplosa all'improvviso con la vignetta dell'ansioso e il sonno, c'è stato sto boom. All'inizio era un gasamento totale, sì. Poi è subentrata l'ansia, poi c'è stato ansia gasamento è diventato solo tipo felicità, perché quando vai alle fiere o quando vai appunto a questi eventi incontri le persone che ti seguono e ci parli e ti dicono grazie, è tutto figo, cioè è lo scopo alla fine, manco i soldi, capi? Cioè è quasi più importante questo, i soldi sono fondamentali, se no non mangi e non bevi, però è fondamentale pure il rapporto che c'è con chi ti segue. E il lato bello di questo mondo sono eventi come questi in cui tu ti rapporti con i tuoi fan. Quanto c'è di autobiografico nell'uomo uccello? Tutto. Cioè, l'unica differenza è la faccia, alla fine poi siamo la stessa cosa. Sì. No, è una cosa a cui tengo molto, essere onesto pure in quello che scrivo e rappresentare appunto la mia vita. Infatti i temi che tratto per la maggior parte delle volte sono autoreferenziali al massimo, ma perché mi piace fare questo, mi piace raccontare quello che penso, anche perché so che in fondo siamo tutti uguali, cioè abbiamo tutti quanti la stessa testa di merda. Quindi qua anche ci vuole qui facciamo qua, il bip. Quello di più spiego. Merda, merda. Mo devo uscire 2 bip. No, scusa. E quindi è divertente poi vedere magari un pensiero pazzo, bizzarro mio, condiviso da parecchie persone. Quindi dico, figo, non sono l'unico stronzo. Bip. Vai. Quanto è cambiato Labbadessa con la firma con Shockdom? Ah, in realtà poco. In realtà sto cambiando per altri motivi. Sto cambiando perché sto diventando molto più emotivo, molto più romantico. Cerco sempre, ultimamente almeno, la poesia in quello che faccio. Mentre il progetto, per come è iniziato, era semplicemente tavole ironiche, puntavo al divertimento. Adesso è una sorta di mix. Non sono cambiato a causa della casa editrice, comunque. La cambia solo quello che c'hai da fare. Quanto giri e le scadenze. E le scadenze, quelle sono gravi proprio. Poi, sappiamo che stai facendo altri progetti oltre all'Uomo Uccello. In che senso? Altri progetti sempre fumettistici, comunque il sito. Ah, ok, no, sì. Qualcosa sempre che oltre comunque l'Uomo Uccello, sì. Inteso come personaggio non lo abbandonerò mai, ma dovrei guardare in camera o qualcosa del genere, solo guardo dalla finestra. Fai quello che vuoi, puoi guardare pure di là, puoi guardare di là. Guarda vabbè. Pure a te, se vorrei fare così ogni tanto. Bravo. Che stavo dicendo? E i progetti? Ah, in realtà non è che c'è un personaggio, cioè l'Uomo Uccello non lo abbandonerò mai. Voglio aggiungere altri personaggi, nel libro nuovo ci saranno sicuramente.
Il sito, vabbè, è un altro discorso, si parla di merchandising, si parla di prodotti con appunto l'immagine dell'uomo uccello, mm-hmm. che però è una cosa che non c'entra niente con il lato artistico, diciamo, della cosa. Per quanto riguarda eventuali novità, appunto, nel libro nuovo sicuramente ci saranno altri personaggi che affiancheranno l'uomo uccello, però lui è il protagonista assoluto sempre, perché ormai voglio bene, non lo posso abbandonare. Perfetto, ti ringrazio, l'intervista è finita qui, un saluto a Nerd30. Ciao Nerd30. Ciao, grazie.